Marco, andiamo giù concentrati, dai, Una sfida da playoff, quella al Murialdo tra il Real San Giuseppe e il CUS Napoli, con i padroni di casa che cercano il sorpasso ai danni dei ragazzi di Marco Russo in maglia rossa. Andiamo a vedere le fasi salienti del match, che inizia subito bene per gli ospiti che sbloccano il punteggio. L'assist perfetto è di Giacalone, la deviazione sotto misura facile facile di Solombrino, che porta in vantaggio il CUS Napoli. Prova a reagire il team locale con questa azione manovrata, la conclusione sotto misura di Visone con la risposta di Pascarella. Ancora il tentativo del CUS da azione d'angolo, il destro di Raffo, il colpo di tacco di Martone, si salva in qualche modo Faella. Di nuovo San Giuseppe pericoloso con questo destro di Visone, altra parata straordinaria di Pascarella, poi tocca a Carbone con questa conclusione quasi all'incrocio dei pali, straordinaria ancora la parata dell'estremo difensore del CUS Napoli. Qui prova ad approfittarne Solombrino con il mancino e bravo Faella a mettere la sfera in calcio d'angolo. Boccia con il sinistro, ancora una volta Pascarella si fa trovare pronto tra i pali a deviare la sfera nuovamente in calcio d'angolo. Si chiude così anche il primo tempo con il CUS Napoli in vantaggio. Nella ripresa spinge sull'acceleratore il San Giuseppe con il destro di Carbone che non va a segno, ancora una chance per Carbone, questa volta sempre con il destro ma a giro quasi all'incrocio dei pali, si gioca sotto una pioggia battente, ci prova anche Severino da questa azione su calcio di punizione, altra parata di Pascarella. E invece il CUS Napoli spietato, cinico nella fase offensiva, sfrutta questa ripartenza di Giacalone, il gol dello 0-2 è targato Giorgio Feo, e a questo punto tanti gli spazi per le ripartenze dei ragazzi partenopei. Ci prova ancora una volta Giacalone, poi arriva il gol questa volta di Raffio, altra ripartenza di Giacalone, Raffio si fa trovare pronto sul secondo palo, per lui è un gioco da ragazzi, depositato la sfera in fondo al sacco, non c'è più partita con il San Giuseppe che non riesce più a reagire, e nel finale il CUS Napoli va a capitalizzare il successo arrotondando il punteggio. Qui un'altra ripartenza di Raffio che con il lob non riesce a trovare il gol per il salvataggio in extremis sulla linea, gol che arriva grazie a Solombrino, lo perdiamo per un piccolo problema tecnico, il gol dello 0-4 per il CUS Napoli. Nel finale di partita neanche anche il gol della bandiera per il San Giuseppe con il destro di Carbone fermato da un suo compagno di squadra a testimoniare la giornata, no, dei padroni di casa. Arriva invece la quinta rete di Giorgio Feo e in extremis ultima chance per il San Giuseppe di realizzare almeno la rete dell'1-5. Nulla da fare, oggi non è proprio giornata per i gialloblu con il CUS Napoli che porta a casa una vittoria importantissima in chiave playoff, allungando le zone alte della classifica. Per il San Giuseppe un brutto passo falso, ma ancora tanta strada per rifarsi.